Checking, checking. Buonasera. No. Adesso buonasera. Buonasera. Anche stasera struccata, ma questa sera puntuale e soprattutto con la webcamina che sfarfalla, ma
abbiamo deciso che è appropriato per quello che facciamo qua. Cioè, abbiamo deciso che non ci occuperemo di questo problema. Perché secondo me è molto pertinente che la mia webcam sia sinistra e angosciante. Bene. Ciao Daniele, grazie di esserci, benvenuto. Allora, cosa facciamo questa sera? Guardiamo dei corti dell'orrore, naturalmente. Come dice il titolo, guardiamo dei corti dell'orrore che ormai è diventata una rubrica fissa che facciamo l'ultima settimana del mese. Anche questa sera ne guardiamo 10. Ho cercato di metterli. Ciao, tatone del cuore! Ho cercato di metterli non in ordine di lunghezza, ma alternando alcuni più lunghi ad altri più corti. Stasera non abbiamo niente di troppo lungo. Ciao tesoro, allora faccio veloce, così cominciamo. Così poi mi dici cosa ne pensi di Perfect Blue dopo tutti questi anni, visto che ieri ne parlavamo. Daniele che vede da prima in diretta, di solito io mi diverto come una pazza in queste live perché crepo di paura. Anche Dario sta per andare a vedere Perfect Blue, che ridere se questa volta siete davvero insieme, non come l'altra volta che eravate solo sulla stessa metro. Che ridere. Ciao cuoricina mia, buonasera. Allora, raga, oggi la situazione fiatone è ancora compromessa, quindi no, ok. Eh sì, appunto, lo so. Ho detto che ridere se invece questa volta lo siete davvero insieme. E invece no, perché la Ila è a Latina. Allora, e la situo a fiatone oggi male. Oggi male, quindi ho l'acqua, ho i fazzoletti, dovrei essere in bolla. Facciamo parlare i corti, così non vi crepo di fiatone. Dicevo, ho alternato quelli un po' più lunghi, da una decina di minuti, a quelli da meno. Così dovrebbe essere un pochino più dinamica la situa. Io direi di partire da The Sky. Questo sottotitolato award winning, perché ovviamente se lo dicono sempre, cosmic horror. A noi questa definizione piace. A noi questa definizione piace, quindi l'audio è basso. I sottotitoli, raga, non ci sono per questo. Mi dispiace. Purtroppo non ci sono. Lo guardiamo lo stesso. Sperando sia chiaro. Ok, production value. Never have I ever been to France. You know I have. Okay, this is gonna be easy. Never have I ever shoplifted. Okay. I got one. Never have I ever eaten an avocado. Now you're taking the piss. You've definitely had an avocado before. No, that's not my No, scene. tanto non ci sono, guarda, non me li fa selezionare. Never have I ever had a one night stand. Se si sente poco, alzo un Oh, po', wait. eh. I have one. Never have I ever tried shrooms. Victoria, what are you doing? I thought they might distract us. Si sente abbastanza bene, se no alzo un pochino il volume, non è un problema. Can't believe it's actually happening. Ah, ok, siamo dalle parti di Magnolia. Never have I ever been so scared. Magnolia. Me neither. No, Magnolia. Vabbè. Oh. Vero, infatti ce la lascio, guarda, perché mi Oh. sembra molto appropriata. No, Magnolia, cos'è? Melancolia? È melancolia per la stagione del mondo, vero?
I need to tell you. I wish Sì, I could go ecco. back and change what I did. I ruined everything between us. I'm so sorry. You're my little girl. I can't be away from you today. I'm coming to the pier. Please wait for me. If I don't make it in time, just know that I love you. Shit. What is it? It's my mom. What? She's left the house and she's gonna come look for me. Wait, where are you going? Well, she thinks I'm somewhere else and I can't leave her alone today. Why not? She doesn't give a shit about you, Yeah, Lenny. I know, but she's my mom and I can't leave her alone like this. Okay, but a mom doesn't kick out her daughter every time she has a new boyfriend. Look, why don't you come with me? It's too late. I mean, look. Let's just stay here together. We're each other's family, remember? Sì, allora facevo riferimento a quello, ho solo detto il titolo sbagliato per primo. Tra l'altro, ti sei appena fatta, dove vuoi andare, amore? Come lo raggiungi il ponte così? Come fai? Che è la prima volta, sei su Urano? Are you okay? Really weird. Can I have some water? Yeah. It will feel like really good soon. I mean, yeah, whatever. Pace dei sensi che c'ha questa. Forse la droga è la soluzione. It is pretty amazing. The sky is beautiful. 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 Yeah. I'm glad I stayed. It's too far away anyways. What's wrong? I never mentioned the pier. How do you know where my mum's going? I don't. What did you do? I'm sorry, I knew she was gonna try and find you. Oh my god! What are you doing? Stop! Get the fuck away from me! I'm sorry, Ellie. Ellie, I'm so sorry. I'm so sorry. Please forgive me. Ellie. Che notte di merda per chiudere la vita sul pianeta, però. Vero.
zia, però porta pazienza, ma dove vuoi andare che non riesci a trovarti di sedere con le mani, lo capisco. Questo cambio di espressione. Ma che brutta morte, per Dio. Questi film sulla fine imminente di solito mi piacciono molto. Li trovo piuttosto triggeranti, sono sincera. Cioè. Ah, sono scema, io non ero sul coso, quindi forse non li vedevate i titoli, sono cretina. Vabbè. Di solito li trovo abbastanza triggeranti. E questo invece. Cioè, un po' sì. Mi ha triggerato, cioè lo trovo un pochino triggerante perché è una cosa che mi fa sempre molto soffrire quando parto con con l'ecoansia, è il discorso di dover scegliere quali persone della mia vita, con quali persone della mia vita trascorrere gli ultimi momenti, è una cosa a cui penso sempre, cioè purtroppo ci penso spesso, ma perché guardo troppo cinema dell'orrore. È molto aesthetic, sì, ma in un modo che non mi è parso forzato. Mi ha depressa quasi quanto il piccolo Lars, che voglio dire, cioè, è una competizione della Madonna in quanto depressione. Però, sì, anche a me. Però no, mi è piaciuto molto, raga. Mi è piaciuto molto, molto. Bello. Questo è una bella partenza. La volta scorsa eravamo partiti magri ed è andata male tutto il tempo. Stavolta potrebbe andare meglio. Quindi, secondo, che è uno di quelli corti. Questo, che si chiama The Tunnel, me l'ha passato la Silvia qualche tempo fa su WhatsApp. E quindi, ovviamente, adesso lo guardiamo. Ce ne sono diversi che si chiamano The Tunnel, ma dall'immagine mi sembrava questo qua. Quindi andiamo, qua i sottotitoli ci sono. Bene, 5 minuti.
buona. Ecco, già io e questa persona non abbiamo niente in comune. Hey, what's up? Yeah, I'm just finishing up a run. I took any rats in. I might be a little late for dinner. I'm sorry. You know, I'm here. Actually, I think I kind of shortcut, so I should be on time. Don't be nervous. I'm great with parents. Once I get cleaned up, I'll let you know when I'm on my way. You there? Did I lose you? It's on my end. I just walked into a tunnel. Can you hear me? Esatto, stavo esattamente pensando ad Absentia. Lost service, heading home now. Excited to finally meet your parents. Love you. Amo, se non prende, non prende. Precedente, dopo andiamo a vedere l'anno. Ma in ogni caso, anche se è successivo, sapete che io non è che sia tipo a cui interessa particolarmente. Esatto, queste sono le condizioni. Ah, sì, sì, brava. Le uniche condizioni per correre. Questo tipo tra l'altro assomiglia a un mio amico. Ti girerò questo corto. Oddio. No, non ridere. No, no. Ma che cazzo ridi? No, no. Oh. È Absentia davvero. Fortuna. No, raga, dai. Stai fermo, per l'amore di Dio. Eh no. Mamma, no. No.
no. No, ma ci pensate se lui da dentro vede fuori e riesce a vedere i biglietti di gente che lo cerca? No, raga. No, che male. Cioè, che male al cuore. Anche a me piacciono sempre molto. Le trovo molto intriganti e... anche se si somigliano spesso, io le trovo sempre molto intriganti. Però mi fanno anche sempre tanto piangere. Cioè, questa roba del cercarsi e non trovarsi, a me è piaciuto, sì. No, ho sbagliato. Fermati. Il trope del cercarsi e non trovarsi a me fa tipo sempre mega piangere. E come in Little Grass, ecco, io non ho ancora visto il film perché non ho letto la novella. E mi dico sempre, sì, prima voglio leggerla e poi lo guardo, e poi invece non lo faccio mai. Però è piaciuto anche a me. Però questo genere di storie mi fa sempre tanto piangere, raga. Vediamo se Possibly in Michigan. Guardate quanto è vecchio, è dall'83. Però... mega triste davvero. Allora, vediamo se nei prossimi 10 minuti... Buona visione, tesoro! Facci sapere! Mi dispiace solo che ti perdi questo musical horror story. E infatti, ecco... prima l'ho cercato, no? Nella barra di ricerca, e poi mi è uscito questo. The Cursed Film Explained. In che senso? Cioè... perché questo io l'ho trovato consigliato in tutte le liste, quindi a quanto pare è anche mega famoso. Io ovviamente vivo su Marte, le cose famose me le perdo. Poi te lo mando, tata. Quindi vediamo. Sono molto curiosa di vedere questo musical maledetto. Mamma, raga, la qualità. Ai ai ai, mi sa che meglio di così non possiamo fare, eh. Ai ai ai, beh dai, ci dà un po' quel feel VHS, dai, VHS e marce. I bite at the hand that feeds me, slap at the face that eats me, some kind of animal cannibal. Animal? Cannibal? Oddio. Sharon attracted violent men. Strangely, she had a way of making the violence seem like it was their idea. Her friend Janice was cut from the same mold. They even liked the same perfume. Arthur, who had been following them closely, was similarly disposed. The three of them had two things in common: violence and perfume. This one here smells great. Which one? Smells like mother's crazy sister Kate. Oh, you think so? Yeah, I do. It smells so good. She couldn't have been that crazy. I don't think so. Oh, you don't think so, huh? No. Well, she put her poodle one time in a microwave oven. Cosa? To eat it? Yeah, to eat it? Oh, no. No, 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 silly, to dry it. No, no, no. But it exploded, and they were both found dead. She must have been out of her head. Cos'è quel tizio tremendo? No, non ho parole. For everywhere.
senza parole. Bye. Sono... Bye bye. Non so che cosa... Ma no. Non so che cosa dire. Sono... How do I meet the strangest men? They always seem to find me. Remember that time way back when I kissed a guy who ate his women friends? Now only dogs will follow me. Is he following? I bite at the hand that feeds me. Slap at the face that eats me. Some kind of animal cannibal made impressions on me. Have we met before? Possibly in Michigan. In some strange department store. How some people turn to strange ones. Is it up to me to make them into dead ones? Here we go again. I bite at the hand that feeds me. Slap at the face that eats me. Some kind of animal cannibal. Animal? Cannibal? Bye bye. Il potenziale memabile bye di questa roba è sconfinato. Oddio, oddio. Arthur longed for that sexual scent that smelled like home. He had used so many masks to disguise himself that he had forgotten who he was, who he'd known. He imagined himself a frog transformed into a Prince Charming. He felt the moment he kissed her, he would become the man she would want him to be. Oddio, adesso se parlo mi senti? Mi senti un po' meglio? Ok, tata, grazie del feedback. Scusa, sono senza parole. Un cadeau. Sharon, what do you mean? Well, he's got the head and it's the size of a wolf and a mouth as large as... The better no, to eat so you dire. With, my dear. You have two choices. One, I will eat you now. Or two, I will cut your arms and legs off one by one and eat them. Slowly. Oh, oh. Why? For
For love. Why? For love. But love shouldn't cost an arm and a leg. Non fa una piega, questo. But do you love me? You smell so good. The sweetest flower of all. Have there been others? Six. Then I am the seventh. I conti tornano. A posto, corretto. Che osso dovrebbe essere quello là? Ah, ah no, ce n'è una. Ah, no, ce n'è un altro. Ma il oddio, ma il canetto non era bianco? Forse era il canetto della mamma quello bianco. Lynch, sta roba folle. Chissà se Celia Condit è il suo nome o è il nome un nome d'arte. C'è un progetto comunque tutto femminile, certo, noi lo approviamo. Jill, Karen. Certo, certo. Non so che cosa dire. Non so se glielo voglio mandare alla Ila. Sono veramente... Poi comunque è un progetto molto femminile, eh? Cioè molte più donne che ragazzi, vedo. Sono molto felice di averlo visto. Certo, un lato di me, giunte a questo punto, vorrebbe cliccare sui video explain, eh? Cioè, comunque anche ha avuto una serie di finanziamenti importanti. Sei basita? Sì, cioè un po' anche io. Ammetterò che mi ha... Possiamo leggere un paio dei commenti, per favore? Vediamo i commenti cosa dicono. Questa è una di quelle cose che non sembra legale guardare. Certo, poi ci sono le citazioni. Vabbè, 40 anni. Il mio regista, qual è il tuo musical preferito? È complicato. Non... cioè, capito, la prima cosa è exploring possibly in Michigan, quindi cioè, c'è qualcuno che si è preso la briga di fare un video di un quarto d'ora. Guarda Daniele, non so se dirti recuperalo
o se dirti lascia stare. Perché giustamente, come dice Silvia, è proprio malsana. Ah, perché sei basita, ma basita contenta perché è proprio malsana. Ecco, eccolo qua. In ogni live dei corti ci deve essere una roba del genere, secondo me. Ci deve essere perché dà un certo mood. La volta scorsa c'era My House Walkthrough, adesso c'è questo. Se ti fa piacere recuperarlo, Daniele, si chiama Possibly in Michigan, ma sul mio canale YouTube cioè ho fatto una playlist con tutti i corti che abbiamo mai guardato e questo l'ho salvato, vero? Vediamo, l'ho salvato. Quindi lo trovi. Poi se ci fai sapere, se ci fai sapere, perché non ho molte parole, non ho molte parole, però amica, se mai organizzassimo un karaoke io e te, prepariamo questa. È proprio per gente pazzerella, sì, questa è proprio per gente pazzerella, per gente che ama restare quantomeno sorpresa dalle mille possibilità del cinema. Ah, questo è il canale YouTube della regista. Guarda, Cecilia, posso dire? È la tua faccia questa? Sì, ho capito. Ah, ce ne sono tanti della Ceci. Raga, tutte le settimane ce ne mettiamo uno. Uno della Ceci lo mettiamo ogni settimana. Guarda, adesso mi iscrivo al suo canale. Non pubblica da 2 anni, ma le do il mio. E infatti dice: mi considero una storyteller il cui lavoro oscilla tra la bellezza e il grottesco. Posso dire più grottesco in questo caso. Però ti dico, Cecilia, ti supporteremo. Ti supporteremo. Sì, questo è l'angolo weird. Sì. L'angolo weird, bene, direi che adesso proseguiamo con una cosa che durerà di meno, confido sia più, come dire, accessibile. Si chiama 5 Minute Dating, decisamente grottesco. I sottotitoli li mettiamo, vediamo se questo 5 Minute Dating ci fa ridere in modo, diverso. 1, 2, checking. Everyone to 5 Minute Dating. I hope that tonight many of you will finally meet your soulmates. Please wear the name tag for the whole session. Oh, hello. Sorry, I'm a bit late. Okay. Well, I think this week we'll have the females stay at the tables and the men Hai will un move quarto around. d'ora. So if Ok, you'd like to cercheremo di have a seat first at ottimizzarlo. one of the tables. Hey, grab a seat. The first session's about to Is start. there a particular seat I should... Oh, dear. Now, remember, Oh, everyone, please remain silent until the tesoro. buzzer goes off. Non essere So, spaventato. Emily, it's a pleasure to meet you. Just don't say anything, okay? Let's not make this any more difficult than it needs to be. Okay. What happened to your face? Oh, it's quite a funny story, actually. Don't have to be afraid. I'm truly quite harmless. Why do people call you Slash? Well, probably due to the way my face looks. It's quite hideous, really. No, raga, mi viene già da piangere. Yeah, whatever. Fantastic setup for this dating service, wouldn't you agree? I don't know, you're not really my type. It's just your face. It's so. No, no, no. No. Hello there, I'm Slash. How do you do? I'm Sarah. Well, hello, Sarah. So, what do you do for a living? Oh, I'm a kindergarten teacher. That's quite lovely. And do you... Oddio. Hi. Excuse me, I'm so Grazie sorry. It's okay. dell'iscrizione. No, no, Sometimes Sara, torna. No, happens Sara, here. torna, no. No, no, raga, no.
Ciao Guys Veronti, scusa, non riuscivo a leggere il tuo nome dal coso in piccolo, quel ragazzo più bello di me. Comunque è importante restare umili e... Oh no, no, mi si sta scaricando la batteria delle cuffie! Che culo! Forse... Sorry, raccontaci una cosa. Guess I'm not really what people expect at these things. I know I'm hideous, okay? No, I don't think you're hideous. I think you're beautiful. Tu scrivi che io leggo a corto finito, eh? I think you're beautiful. Too. Sarah, would you like to come over for dinner tonight? Ho capito, amico mio, però cerca di capire da Silvia, cioè... E che cazzo, però... No, raga, no. Io non me l'aspettavo questa cosa, scusate. Mi dite cosa ne... No, non voglio neanche vedere che sei le coinquiline qua. Noi adesso leggeremo tutto quello che tu stai scrivendo. Nel frattempo, che cosa ne avete pensato? Oddio, aspetta. Allora, giustamente la mia amica scrive, ma che stronze, io sono senza parole. Sono senza parole, non so, sono, posso dire, cioè, posso dire, a questo punto se devi mangiare una persona, mangia le stronze, non mangiare l'unica stronza che, cioè, se qualcuno devi mangiare, mangia quelle che ti hanno trattato male, ma perché devi mangiare l'unica cristiana che ti ha trattato bene, ma... Intanto Guys ci racconta che c'era una ragazza che lo stava infastidendo, quando la storia è a conclusione, magari potrebbe... Ci stai raccontando in realtà anche tu un corto horror? Sarebbe molto divertente. Non so cosa dire. Non so cosa dire perché... avreste voluto anche tu mangiare il piede della tipa come ha fatto il nostro... Perché proprio lei? Non ho capito. Perché, allora, proprio lei, perché anche lei, deforme come lui, annientarla significa annientare se stessi? Divorare lei significa divorare la propria... Tecnicamente perché le altre con lui non ci andavano, questo è anche vero. Questo è anche vero, però... Allora, a me si sono scaricate le cuffie, quindi adesso scrivo un attimo al moderatore se mi allunga le altre cuffie Bluetooth, perché se no sono senza e io fenomena... Ah, ok, vabbè, questo devo dire, caro Guys, che è una conclusione diversa da quella che mi aspettavo. Si poteva andare sul gore o si è deciso di andare sul sessuale. Dipende se tu conosci questo... Se sai che questa ragazza condivide certi feticismi, perché no? Noi non giudichiamo. Scusate, sto scrivendo al moderatore per avere le cuffie, perché sennò qui, raga, io non sento più una mazza. E in questo caso non va tanto bene perché non c'è il consenso, caro Guys, quindi questa cosa non va bene. È più bello quando c'è il consenso. Allora, nel frattempo attendo il moderatore nella speranza che, ok, perché se poi la Silvia deve andare voglio fare di corsa. Ma tanto tecnicamente non le sto toccando una parte del corpo, ma il consenso ha più a che fare con...
Il consenso ha a che fare con il far sentire le persone a disagio e non necessariamente con il toccarle. Mod, mi stai guardando? Ho bisogno delle cuffie. R, aiutami, non ho le cuffie. Una reaction a Pittino. Non so chi sia Pittino, ma in questa live ho poco tempo e questi corti da finire di vedere. Lo possiamo valutare per le prossime volte. Adesso devo finire questi corti che ho selezionato, perché sennò io stasera non vado a registrare il mio podcast. Anzi, sono già in ritardo. Se adesso arriva il moderatore, noi proseguiamo, Allora... Che babbea che sono, però. Cioè, posso a 34 anni, anni compiuti 34, non avere caricato le cuffie prima? Questo, no. Attenzione. Forse ce la faccio lo stesso. Proviamo a farne partire uno. Ah, ce la faccio lo stesso, R. Ce la faccio lo stesso. Resta dove sei. Anche qua non ci sono i sottotitoli. Ah, sei già qua, scusa. Ce la faccio lo stesso, ma sono molto scomoda. Scusate, uso le cuffie piccinine e dirò di più. Maledetta me. Ah, sono stupida come una cretina. Sono proprio stupida come 100 stupide. Vabbè, non fa niente, scusa. Questo l'hai già visto perché sei un cinematografo professionista. Molti complimenti per la professione. Io sono solo una spettatrice amatoriale e non l'ho ancora visto, quindi gli do un'occhiata. Vediamo. Arrivo, raga. Devo connettere le cuffie nuove adesso, perché figuriamoci. Questo è colpa mia. Questa è colpa mia perché mi sono convertita a una tecnologia. No, dai, non me lo spoilerare però, per favore. Non me lo spoilerare che non l'ho ancora visto. Questa è colpa mia che mi sono convertita alle cose Bluetooth. Perché se io mi fossi fatti i cazzi miei e avessi continuato con le belle cuffie col filo, come tutti i cristiani della mia età, io non avrei questo problema adesso. Vabbè, abbiamo recuperato. Vado. Oddio, sono stata io. Tesora, grazie di essere passata. Ti dirò se c'era qualcosa che valeva la pena recuperare. Ti farò sapere se c'era qualcosa, te lo mando nel caso. Hey, boo. Hey, man, happy Halloween. Sì, ti giro subito su WhatsApp. Hello. Ciao. Ciao tesoro. TVB. Sembra quello dell'uomo che ride e corre, vero? Ma ce l'ha, sì. Thank you. Very nice. Quello dell'uomo che ride e corre ci era piaciuto molto. No, no costume. Ci aveva molto me, divertito. No. I work on Halloween, so. Yeah.
sorry. Thank you. Have a nice night. Mamma, il fastidio, la gente che ti importuna per strada, ti fai i cazzi tuoi, mi fai andare a casa? Okay. Lo vedo sereno comunque, lo zio del tuono qui. Lo vedo rilassato. Ok. Certo, lo sarei anch'io. Mamma, che brutta faccia. Car tricks are fine. Mamma, se non puoi andare a casa mia. Ok, come. Ci assomiglia solo, vero? Non è lui, vero? Bello perché mi sistemo i dispositivi audio.
Colpito, ma ad onore del vero penso che Colin abbia in realtà colpito tutti gli altri, perché perché questo, scusate, intanto sto sistemando le impostazioni del mio volume perché ho cambiato cuffie ancora. È piaciuto molto a quanto pare, perché ce ne sono tre, cioè questo è The Jester, poi c'è The Jester 2 e The Jester 3, quindi deve essere piaciuta questa idea. Non a noi. Sì, girato bene, però sai, ai corti chiedo tanto perturbante. Cioè, chiedo tanto a paura, tanto spavento o un'idea che proprio mi fulmina, capito? Qua temo che, concordo con te, non mi ha fatto nessun effetto. Vabbè, ci sta, dai, nella... Ce ne sta uno un po' più fiappo, dai. Non fa niente. Adesso, scusate, provo una cosa. Hi. Ok, va meglio. Niente, ho sistemato un attimino l'audio. Qui i sottotitoli ci sono, qui siamo già in HD. Proviamo questo che si chiama Omegle, Omegol. Come si chiama quel social qua? Social. Hi, I'm Julie. You're cute, what's your name? Nah. Oh. Okay. Hello? Simpatico qui. Ah, anche Omegle, sì. Sure. Oh, lei c'ha la webcam come la mia, eh? How did you do that? I guess so. No. I don't get it. What's the trick?
C'era solo gente che faceva le cosacce, non so se questo è un passo avanti o meno. Guarda, non te lo saprei dire in realtà. How do you know my name? Whatever, I'm going to leave. What a creep. Hey, how's your night going? I just had the weirdest. Eeeh, oh. Ma certo. Hey, how'd you get in here? Get me out of here. No. Leave me alone. Zia, però, io capisco, però cioè, vediamo di reagire alle situa. Where am I? Quante persone possiedi? Beh, dai. Ted? Ah, ho capito. Ora, scusate, cos'è Serbian Dancing Lady 4? Prima o poi cominciamo a guardarli. Per forza. Che ridere. Devo dire, dai, carino però. Pensavo peggio. Per qualche ragione di aspettativa. Non lo so, non mi aspettavo che fosse carino. E invece mi è piaciuto, dai. Ma sì, è sempre su quel filone dell'internet che diventa reale, come tutti gli screen life recenti. Però funziona, dai, ci sta. Va bene. Allora, questo l'ho scelto perché mi piaceva. Sì, esatto, simpatico. Questo l'ho scelto, si chiama We're Not Safe Here, perché mi piaceva la miniatura scelta. E quindi, così, ha sentimento. We're provided by Artlist. Get 2 extra months free when you sign up using the link in the description. Ok. Mi sento già del professionismo, del... actually real, okay? It comes from my family history. You're gonna love it. Yeah, for sure. Oh, Alex, it's not that scary, bro. Camping and shit. We gotta do a ghost story. All right. Yeah, it's a fucking move. A fucking move, dude. All right, all right, all right. Shh. You're gonna be fine, Alex. It's not that scary. So, found out recently from my grandma that my ancestors, when I first came to this country, they lived in these very woods. Wow. I know, seriously though. So my ancestor, Arthur Jackson, was told by the natives that these woods were haunted by a mysterious creature called La Mimica. They say this creature looked like a human, but was large, standing 8 feet tall, lanky, hairless, with jet black eyes like a demon. It came out only at night to hunt, and it needed a lot of meat to keep going. This is fantastic. Please, have at it. So rumor has it, the natives would hear strange noises in the forest. Sounds, whistles, even words. Some would swear that they even heard voices. But anyone who went to investigate would never return. Beh, certo. È giusto. Soon the locals deemed it the result of a single creature, La Mimica.
By the time my ancestor Arthur arrived, nearly all of them had been wiped out. Così per forza. So he went into the forest to find this mysterious Lemimica. Smart Arthur. He was accompanied by a local native who knew the woods better than anyone. Well, that night, the native went missing. He searched and searched and found a tiny piece of his cloak at the mouth of a cave. He went to the edge of the cave and whispered into the darkness, "Hello?" A voice answered back, "Hello?" It was the native. He conversed with the native to make sure that it was genuinely him. And when he was sure that in fact it was the native, he took one step into the cave. Jesus Christ, I fucking hate you guys. That wasn't me, that was all him. I should have recorded that, man. Oh. That was perfect. Oh, I'm sorry. That screech was so loud. Good story, right? Good story. Not bad. Fucking sucked. Whatever. What, you didn't get scared? No. Not even a little bit? The screech? No, I mean, it was startling, yeah, but from like the actual story or whatever, no. I can just tell it's not real. No, 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 it's real. My grandma really told me that story. Okay, but the only problem is everyone in it acts dumb as hell just like every other ghost story. Whoa, whoa, whoa. My man Arthur was chilling there for like an hour and he was very smart. Okay, well, one, if the natives were all dying, they would just move. It seems easy enough. Okay, also, if the woods are so dangerous at night, they'd only go in there during the daytime. Yeah, okay, but... and La Mimica can mimic any human voice, right? Any voice it hears at all? Okay, well then your ancestor is dumb as hell because he didn't have, you know, a backup plan to ask the native something only he would know? I mean, come on! If real people were hunting something that's known to imitate humans, you'd think they'd be able to tell it apart from other stuff. Oh, you say that now. It's easy to be logical here in the moment. But when you're in a stressful situation, it's impossible to be fully prepared. I'd still be more prepared than your fucking ancestor. Hey! My man Arthur was a homie! Whatever happened to him? He was never heard from again! Good! Questo look da boy band primi anni 2000, stupendo, eh? Ah, nel senso che è un coglione anche lui. Molto bene. What? I'm just leaving to take a piss. Did I really startle you? Fuck you. Ma non lascia pestare mio fratello, per favore, Cioè... Stronzi, spero che ti prenda, guarda, Mimica, ma guarda te stasera che gente di merda. Scusate, è emersa la principessa che è in me. Dai, è un bravo ragazzo lui. Manda le foto dei gatti alla fidanzata. È un bravo ragazzo. Spero non ti succeda niente di male. Chiedo perdono? Ah, certo, è solo una tenda con tutti e tre. He's taking a piss. When did he leave? Vero, i micini buffi sono universali. 2 minutes ago. E sono una green flag. Oddio, che ore erano prima? Scusate. Io. Sto mandando indietro qualche secondo, eh? Più di qualche secondo, apparently. Dai, che ore sono? Le 2, ok, le 2:03. Però i micini con i vestiti sono green flag. Mandati alle fidanzate o alle amiche. Io, where is he? He's just taking a piss. When did he leave? I don't know, 2 minutes ago. L'allero, ma poi dai alla micia come sfondo. Fucking God. Cioè. What? Mm.
quel campeggio da soli in mezzo al bosco, cioè, è una roba spaventosissima. Tu eri quello sveglio, eh? Maybe he's just fucking with us. No, there could be some stranger out there. I don't think we should. Ian, is that you? Checking was impossible. How could one? I don't trust them. That's actually Ian. I'm freezing out here. Let me in. I'm gonna need to trick. It's great. I'm thinking. It was so fucking real, Alex. Okay. Look, I get this shit affects you. Okay, well then why won't he just open the tent himself? Yo, Matt, you left this out here. The fuck? Did I forget that? Sono coglione. Sicuramente muore questo qui perché è un... No, Matt, wait! C'è Elio! Got you good, right? Alex. Oh, ma posso dire però. Bro, are you good? We're just messing with you, man. Yeah, it's just a joke. Matt, are you okay? Yeah, man. Bastardo, what the fuck? Is this shit real? The blood? No, dude. I got it at a Halloween store. It's fake. Seemed pretty real, though, right? Oh, and before you ask, you have a cat. Her name is Tina, and she's adorable. There. Now you know what's up. No. You good to no, come in? No, usate la gatta. Fuck you, we were asking for it. Just let yourself in. I was just making sure, bro. I didn't know it would freak you out this much. You just fucking sprayed blood all over me. You're still playing this mind game shit with Ella Mimica. Yeah, dude, we're done with that. I know, I feel bad, though. No, you don't! You know you get fucking paranoid sometimes. You're still fucking with me. Just open the tent yourself. Okay, dude, okay. No worries. Oh no, l'ha invitata a entrare così? Fucking course it is! Alex, look, I'm sorry we messed with you, okay? We honestly just wanted to pull a good prank. Yeah, none of it was real. Okay, what part actually messed with you? The guitar's in here. How'd you play it out there? Oh, Bluetooth speaker, bro. Also, how I did the growling. È esorbitantemente grande. How'd you do the shaking? I just shook it a bunch, man. No, that's not. It was not just you. It's not fucking possible. There's nothing else out here, Alex. I think it just seemed like a lot because we're inside it. Yeah, I swear it was only me. Dude, you actually need to let us in. The zipper's stuck. It's freezing out here. We're like 4 hours away from the car. It's dark as shit. We're not safe here. It's just... Why the fuck would you do this whole thing as a prank in the first place? Ma infatti, lasciali lì, sono stronzi. Just fucked up! Okay, I'm assuming you made up La Mimica, but the fact that you're doing this shit makes me think it's real, and I'm fucking scared! Canti lì sti babbei. Guys? Shh! Shut the fuck up. Holy shit. That was for sure there. Dude, what the fuck?
sorry, Matt. No, amico, no. 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 All right, come in, come in. Corretto, corretto. Sì, sì, lo sapevamo. Allora, lo sapevamo, però, se fossero stati davvero gli amici... Ah, attenzione, è lo stesso di Don't Look Away, che abbiamo visto un paio di volte fa. Sarà lo stesso Don't Look Away? Carino però, dai. Dai, caruccio, il discorso sulla paranoia secondo me se l'è gestito abbastanza bene, dai. Buona, buona. Sto andando di corsa perché sennò davvero stasera non registro nuovi incubi e non mangio, quindi vado un po' di corsa. Però questo è molto carino. Non bello come il primo è ancora il mio preferito. Girato strabene, soprattutto la parte intorno al falò. Mi è piaciuto parecchio, mi è piaciuto anche il... Sono anche stati bravi. Bravi, interessante. Sarà uno... no, tocca alla seconda parte di Bly Manor. Perché non l'abbiamo ancora finito. Perché le serie saranno tutte da due episodi. E poi ci tocca a me, che ansia. Ok, vediamo Mine. Che ha una bellissima partenza, posso dire. Difference between a couple of kids playing pranks and alzo quella di pena, eh? Hello? Whoever this is, I think they know me. Oh god, they've been in my house. I'm scared, Josh. Yeah, I know you are. Look, I understand, all right, I do. You know I do. I don't know what to do. To be honest, mate, I don't think there's anything you can do. Not tonight, anyways. Why don't you just do some things to make you feel better and take your mind off it, and tomorrow I'll come over and we can go over everything as much as you need to. Yeah. Okay, I'll No, qua ci volevano i sottotitoli. I'll do that. I'll speak to you tomorrow, yeah? Yeah. I'll speak to you tomorrow. La musica sia troppo alta rispetto al dialogo. I could never see the future in your eyes. I could not make your life come true. All you ever did was drain my energy, break my will. Ma chi c'è? Chi è comparso? Ciao vecchio. Oh! It's fine. It's fine. No, no. TV does that sometimes. No, raga, è come i ragni. Non devono sparire dalla vista, no?
Non c'è un buco nella strada. Ma non era la fine? Who are you? What do you want? Parte il suo fidanzato, eh? Funny thing, isn't it? The amount of trust we put in people, not truly knowing who they really are. George, please let me go! Let you go! This young, vibrant, healthy body of yours is far too important to let you go. Mother has waited far too long without one. Your mother thought she could take you away from us. What the fuck are you talking about? She never did tell you where you're really from, did she? But why would she? The truth is far too harrowing for a child. Who do you think I am? I'm not them! I'm not. It's nothing like trauma to help shatter a soul. You're crazy. Mother has waited far too long for you. She's going to be so happy. It's time. She's here. The next time I look in your eyes, you'll be gone. You're crazy. Carino, eh? Però mi sembra che abbiano... ci sia stato un problema in post-prod con l'audio, possibile? Perché avevo l'audio della musica troppo alto rispetto all'audio delle parole. No, non la guardo la tua pubblicità, sono stufa di te, non la guardo. Cioè, mi è sembrato carino in realtà, eh? Non mi è dispiaciuto. È solo che... aspetta. No, c'era un messaggio che era finito... Carino, ma manca della lore. È mancato tempo, secondo me, con un pochino più di esplorazione di quel discorso lì, 3 minuti in più di esplorazione di quel discorso delle immagini che sono comparse a schermo rapidamente, forse non sarebbe stato male. Però carino, dai. Cioè, ho solo avuto questo problema con l'audio, cioè secondo me, io sentivo molto male l'audio del parlato. Però devo dire che tra quelli di stasera si posiziona abbastanza bene, ce ne mancano 2, 9 minuti e 8 minuti. Ho appena, tra l'altro, visto, avevano anche un accento particolare, lui poi è ingestibile, ho capito pochissimo di quello che ha detto lui, il che è un problema perché ha detto tutto lui. Ho appena realizzato che l'altro che avevo scelto è dello stesso regista, quindi vabbè, stasera supportiamo il signor Aaron McKenzie. Mentre questo qui
come gli piace dirsi che sono award winning short horror film. Va bene, visto che sei così bravo che hai vinto degli award, poi che proporzione altissima tra le visualizzazioni e i commenti. Cioè, 600 commenti? Vabbè, scusate, un'osservazione sciocca, ma... Allora, ma di tutti questi... Non me li win tutti quanti. Ma infatti, guarda questo qua di fianco, non so se si vede il cursore. Guarda questo qui di fianco, come gli piace dirsi a quanti concorsi ha partecipato. Se lanciano i loro corti ovunque, lo capisco, perché magari ci hanno lavorato tantissimo. Però gli piace. Forse lo farei anch'io al posto loro, di dirlo che ho vinto tanti festival. Forse lo farei anch'io sotto sotto. Vediamo questo che si chiama What We Found Out Here, Out There. Vediamo se con l'audio va meglio. Di sicuro che se vincessi la sagra della salsiccia. Sì, sì. No problem, come on in. Ma questa vestaglia da Hugh Hefner? In a basement or something? No, out there. Hiking in the woods. Sì, sì, anch'io penso. E che momento Shining, con questa partenza così. You don't need to spend all day vlogging and taking selfies, do you? You'd be surprised. My followers demand quality content. It's basically a full-time job. Well, I demand you walk faster. Let's make a couple more clicks before we set up camp. Come on. Tu non sei un follower, amo. Cos'è stasera quel camp? Allora, stasera abbiamo avuto internet che è pericoloso e gli influencer che sono stupidi. Abbiamo avuto le due... Oddio. Ah, in che senso? Chiedo perdono. He could have been down there for who knows how long. God, what are the chances? We couldn't do anything that night. It was too dark and we were a good ways out of cell service. But you went back looking for him in the morning. Oddio, raga, come Logan Paul. Hello? Sir? È andato nella foresta in Giappone e ha vloggato. Sir? If you have some idea, I guess. Ma invece di toccare la gente morta. You want something from your bag? Video. So this guy just had all these tapes with him, nothing else? What was he doing out there? Who knows? I mean, we called it in anonymously as soon as we got cell service and basically came straight here. You're the only person I know who still has all this video stuff. This is wrong. We need to give these tapes to the police. Ma infatti, we will.
relax. Just, are you the least bit curious? Like, who was this guy? Well, ma cosa te ne frega? Let's see what we have here. Dai, raga, ma più inquietante è quello lì vestito così, però, eh. Posso dire? Chi non ha una videocamera Jimmy si è portato di mano per le cassette trovate nel bosco, ma infatti, se chi altro se non un amico giusto così, che chissà per cosa lo usa le videocassette. Gli sta bene, gli sta bene. Cosa poteva esserci su questi video? Brutti mentecatti. And there are how many other tapes like this? They're all labeled with different sets of numbers. I think they must be dates. Makes sense. July 15th, 1991. This guy's been doing this since the 90s. E non spetta a voi, ma quello di quella vestaglia a Reddit, sicuro? That's tomorrow's date. Well, today actually, at this point. That's odd. È tipo Sinister, sì, infatti. Put it in. La parte che fa più paura di Sinister sono i video. We really need to get these tapes to the police. Let's at least have a look. I don't like this. Okay, yes. We'll call the cops and show them. But first, hand me that tape. What are you hoping to see? I don't know. Maybe a clue as to why he's out there in the first place. Who cares? This guy was a fucking serial killer. Just give me the damn tape. Ma ha ragione lui, ma perché? Ma poi spiegalo alla polizia che ce li hai tu in casa questi. Ma state bene? E come sono loro, guarda, eh. E come sono loro. Eccoli lì. E come ti sta bene? Ti sta bene? Bene, ti devi fare i cazzi tuoi. Più foto dal futuro. Cazzo, sai che foto dal futuro? I'm so sorry. What? He said that you would come here. He knew. Somehow he knew. And everything he said would happen did. What are you talking about? He said that he wanted us to watch the tape, that I had to make sure. Who did? To see the end at the beginning, just like he did. That I would understand. Look at me! Who? Who are you talking about? He said he was me. Non è neanche un loop temporale, dove siamo finiti? Comunque Fotro al futuro è il piccolo brivido più bello di tutti. È davvero sinistro in certi... un finale bellissimo. Eccolo lì. Benissimo, benissimo. Bellino però questo, eh? Questo mi è piaciuto. Questo mi è piaciuto più dell'altro. Non una roba sconvolgente. Però mi è piaciuto più dell'altro. È vero? Si presta. Si presta a essere allungato, secondo me. Carino, però. L'ho salvato? Sì. Dai, carino. È che, sai qual è il problema? Il problema è che se fanno il lungometraggio poi lo devono spiegare. Cioè, ad un certo punto lo devono dire che cosa succede. Considerato che non è un loop temporale. Cioè, a una certa, almeno un piccolo puntino glielo devi mettere su che cos'è.
Però carino davvero. Bravo Carl Kimmel. Mi sei piaciuto. Mi sei piaciuto. Allora, pronti per l'ultimo. Torniamo da Aaron McKenzie. Anche questo è un multi-award winning horror short. Si chiama Upheaval. Anche questo l'ho scelto perché... anche questo l'ho scelto per, quello, per le, la miniatura della, del video. E mi era piaciuta e quindi non l'avevo trovato... Non è uno di quelli che mi ha consigliato Reddit, ecco. Se ti inventi una cosa un po' wibbly wobbly timey wimey, mi fai il film. Sì, hai ragione, effettivamente sarebbe carino, perché forse tra questi è quello che mi è piaciuto di più. Adesso vediamo questo qua, ma forse finora, a parte il primo, che mi era piaciuto moltissimo, questo forse... niente, c'è un problema... Oh, c'è un problema lui? Ma lo sento solo io? Ho l'audio della musica molto forte. Però almeno qui ci sono i sottotitoli. Ok. This morning we received the news that the passenger of the other vehicle... Sento bene anche la voce. Allora sono io il problema. On our way to the valleys. Is everything... Mom? Mom? You think she's okay? Yeah, she's fine. You know what she's like. Do you remember when I was in university and she used to call me every single day without fail? She's checking up on me, making sure I wasn't going out every night, which, of course, I was. She'd be such a nice... Abbiamo piantato 190 milioni di alberi dove ce n'è più bisogno. C'era andata modo? Bene fino costruendo... adesso. Comunque zia non si guida col mollettone, sei pazza? Non hai visto cosa succede? I know you've been going through a lot of shit recently, and I know a lot of that shit is my fault, but I'm not going anywhere. No matter how long it takes, whether it is tomorrow or a long time. Cosa succede a Mark? Terrible what happened. Oh oh. Sorry. The crash on the A49. So sweet. What's wrong? Are you okay? I'm sorry. I've just been emotional last month. Vero? È giusto? It's the silence that's killing me. Amica, dipende che silenzio è. Look. I'll work on it, okay? For us.
I'm still here. Sono molto intrigata, eh? Quanto non sto capendo niente. No, vabbè, raga, ma non ci posso credere. Allora, carino è carino, mi sembra sempre che sei un attimo confuso, dovresti rivederlo. Adesso questo qui nella playlist dovrebbe già esserci, poi la linko nelle storie su Instagram magari, comunque è sul canale ed è pubblica, sì, l'ho già salvato. Lo vorrei rivedere anch'io questo in un altro momento, però... ho la sensazione che abbia del bel potenziale, però secondo me è un'altra di quelle
cose che va esplorata sul formato lungo, perché... Scusate, ha aggiornato. Lei ha ucciso Mark e poi lo vedeva come in senso di colpa. Secondo me sì, cioè sicuramente lei guidava quando hanno fatto l'incidente, di conseguenza si sente in colpa e quando ha cominciato a manifestarsi Mark da morto, ha cominciato a manifestarsi anche la tipa, che è, l'altra tipa che è morta. L'altra tipa che... Cosa ho fatto? Ho fatto io qualcosa che non dovevo fare? Ma... Non mi va più... Cioè mi va ancora il microfono? Cioè mi va ancora il microfono? Sì. Mi si è impallato il coso. Mi si è impallato Twitch Studio. Forse avrei fatto a meno della morte della mamma alla fine. Ne avrei risolta tra lei i due fantasmi. Allora, sì... Però a questo punto allora la mamma non la doveva neanche tirare in ballo all'inizio, secondo me. O che la morte della mamma le triggera la consapevolezza di averla fatta, cioè di essere lei la responsabile, e quindi la, non di essere lei la responsabile, che anche Mark è morto. Cioè tipo arriva la mamma e lei tipo si risveglia dal torpore mentale in cui stava e quindi... si ricorda che non è morta solo la tipa, ma che è morto anche Mark. È l'unica ragione per cui riesco a immaginare questo inserimento della mamma alla fine e anche all'inizio in realtà. Però, secondo me, se fosse stato lungometraggio, si sarebbe prestato bene a... al discorso anche di Mark, delle riflessioni di Mark, che secondo me buttate un po' lì così tendono a perdersi in favore dell'effetto sorpresa finale che lo voleva morto fin dall'inizio. Invece secondo me sul lungometraggio si sarebbe potuto fare un discorso più interessante di quello che abbiamo visto qua. Non è brutto, ma mi sembra sempre che manchi qualcosa, come nell'altro mi sembra che anche qua sia mancato qualcosa. Non so se sono io che, boh, probabilmente mi aspettavo una cosa diversa o se appunto funziona ma manca qualcosina, secondo me, manca qualcosina. Forse con un pochino più di tempo si sarebbe potuto fare un discorso diverso sia e sulla colpa e sulle riflessioni che stava facendo lui su se stesso, che insomma ricordavano un pochino magari le discorsi sulla cioè che ricordavano un pochino la depressione. Ci sono storie che meritano di respirare un po', forse il formato del corto non era sufficiente. Secondo me qua no. Cioè qua se vogliamo fare quel tipo di discorso serve un po' più tempo. Ma anche un mediometraggio, una mezz'oretta, il tempo di riflettere un pochino di più su questi argomenti grossi che ha tirato in ballo, cioè su questo grosso malessere che ha tirato in ballo. L'avesse fatto un pochino di più, secondo me sarebbe arrivato un pochino meglio a destinazione. Invece l'ho trovato un pochino sprecato. Peccato però, perché non era male. Cioè l'inizio mi intrigava parecchio. Questo inizio un po' alla Get Out, no? La coppia che si reca da un'altra parte e che utilizza quello spostamento per dialogare, risolvere. Sì, ha una bellissima atmosfera e poi appunto ho trovato interessante questo inizio, però poi si è un po'... si è un po' perso forse. Peccato però, peccato. Questo tizio non mi sta comunicando quello che avrei voluto mi comunicasse, sarò sincera, questo regista. Certo... rispetto ad altre cose che abbiamo visto questa sera, devo dire che questo in confronto è, come dire, cristallino. Moderatore, sto litigando con le tue cuffie. Spero di non fare dei danni, le lascio stare adesso. Poi vieni a vederle tu perché ho paura di fare un burdel. Va bene. Allora, devo dire,
Devo dire, dopo la settimana scorsa, che era stata francamente molto deludente... Ma tu intervieni solo per dire che vedi che sto ritirando le due cuffie. Magari se gli diamo abbastanza coffee ci spara il lungometraggio. Dopo... non riuscivo a mettere la chiavetta nella cuffia. Non ci sono riuscita. Ho paura di spaccarla. Vabbè. Ecco, esatto. Quindi, stasera... allora, dicevo, se gli diamo abbastanza coffee ci spara il lungometraggio. Magari sì. Non ho guardato di quando è. Aspetta, vado a vedere. Se è molto vecchio o se... Se è una, beh, sicuramente è più recente dell'altro. Allora, di, non è questo qua? Dov'è? Questo qua. È di 9 mesi fa. 9 mesi fa, è recente. Indaghiamo se il signor Aaron McKenzie vuole un po' di soldi per fare qualcosina di più. Valutiamolo, vediamo, indaghiamo su Aaron McKenzie. Va bene, dai, allora rispetto al mese scorso, questo mese mi è sembrato un pochino meglio in termini di qualità. Abbiamo avuto del perturbante, abbiamo avuto una dose di grottesco che dovrebbe bastarci fino ai corti del mese prossimo. E basta, io direi che per stasera abbiamo dato. Il mio preferito ancora il primo, direi. The Sky è stato bellissimo. Mi ha molto commossa e bello, bellissimo, forse davvero il mio preferito. Quindi, una live anche un po' frizzantina dove si è parlato di leccare delle scarpe, il web non smetterà mai di stupirmi, quindi bene, domani dopo questo momento magico facciamo un giorno di pausa perché domani è la festa più importante dell'anno. E quindi domani si festeggia, e venerdì invece andiamo avanti con Edgar Allan Poe. Non vedo l'ora, perché io faccio sempre così. Quel tizio arriva troppo all'aneddoto e se ne va, io basito. Guarda, io sto imparando ad accogliere tante cose su Twitch che in altre circostanze non pensavo sarei stata in grado di accogliere con questa calma. Però avevo il moderatore in allerta che mi scriveva quanto tempo lasciargli, però va bene così, accettiamo tutto, serve tutto per la crescita del canale, quindi accogliamo anche le cose strane, va bene, la gente non mi annoierà mai. Quindi ci vediamo venerdì per Edgar Allan Poe e poi se sabato io e il moderatore siamo in vena giochiamo a Plague Tale, vediamo se siamo in vena, soprattutto se lui finisce presto il lavoro, vediamo, però potrebbe essere una buona giornata per proseguire con a Plague Tale. Quindi grazie della compagnia di questi bei corti, se ce n'è qualcuno, lo dico per chi guardasse questo video poi quando sarà sull'altra piattaforma, che vogliamo vedere insieme, me lo scrivete su Instagram e li guardiamo insieme, perché a me diverte sempre molto guardare i corti. Questa sera ho avuto poca paura e invece di solito i corti mi stencano. Vabbè, va bene, vado a condividere quello strano su Instagram e noi ci vediamo venerdì. Grazie a tutti della compagnia, ciao ciao.